Salve, sono Troy McClure e questa è la journey map presentata da Giorgia Florio per Z Debugging. Allora, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare lo strumento della journey map perché ci ha aiutato a capire quali fossero i bug, i problemi all'interno del processo di avvicinamento alla scuola. In particolare, in alto vedete segnate questi indicatori che sono le fasce di livello di appartenenza, engagement e vicinanza alla scuola. Quindi se siamo nello 0% significa che l'utente che stiamo andando ad analizzare non conosce ancora la scuola open source, nell'80% l'utente invece conosce la scuola e usufruisce di un servizio. Passando dall'80% al 19%, che è segnato qui, l'utente è un co-creatore di valore per il progetto scuola open source, fino all'1% che invece è il core del progetto scuola. Si tratta quindi di raccontare qual è l'esperienza di un possibile utente della SOS, dal entrare in contatto con la SOS, iniziare piano piano a conoscerla, a frequentare i corsi, poi magari diventare un maker, frequentare i suoi laboratori, il Fab Lab, e di qui magari in un futuro anche organizzare le corsi stesse e magari diventare un docente o addirittura entrare nel CDA. Tramite questo strumento abbiamo i feedback degli utenti, che sono le interviste che sono qui segnate. Abbiamo raccontato qual è il sentimento, come funziona l'interazione tramite questi touch point, siano analogici o digitali, materiali o immateriali, fra l'utente e la scuola. Vediamo che grosso modo segue una dinamica in crescita. L'unico vero buco che risulta sia nella mappa dallo 0 al 19%, sia nella mappa dal 19 all'1%, dicevamo, l'unico buco è rappresentato dalla componente geografica, ovvero la scuola non è identificabile nelle sue funzioni nel quartiere, non è neanche facilmente raggiungibile. Sottolineiamo che l'utente che siamo andati ad analizzare, in questa mappa, è un utente tipo che conosce la scuola open source o comunque è vicino alle tematiche dell'open source, conosce altri centri di produzione culturale e ha anche degli obiettivi affini, quindi è interessato ad uno scambio di competenze, eventualmente a replicare il progetto o comunque a farne nascere di nuovi simili, e ha anche delle competenze appunto affini a quello che è il mondo della scuola open source, quindi magari si occupa di didattica aperta oppure di design di sistemi. Per cui, ripetiamo, se volessimo riutilizzare questo strumento, per esempio cambiando l'utente, molto probabilmente il grafico del feedback cambierebbe, ma soprattutto cambierebbero anche i touch point. Ad esempio, un utente medio come il nostro friend chiaramente viene in contatto della scuola, cioè conosce la scuola attraverso il sito internet. Se volessimo allargare il target e quindi pensare ad un'altra persona, non so, un abitante di Bari Vecchia o un pensionato, probabilmente non riuscirebbe a conoscere la scuola tramite il sito, ma dovremmo immaginare e analizzare altri touch point. Fine.